posto e poi così, no? Però se uno dopo clicca un articolo, dopo deve avere una pagina che viene chiamata view. Info Center sta a chiamare qui la categoria del template, il gruppo del template Info Center, quindi va view. Se uno invece schiaccia nel sidebar la categoria, richiama sta pagina qui, che si può modificare a piacimento, basta inserire i tag giusti. Esempio view, stessa pagina, weblog, info center, allora articolo, titolo d'articolo, che l'ho fatto in verde, tutto maiuscolo, titolo, info body, chiuso, finito. Questa è la pagina. E quindi non so se avete capito, però praticamente schiacciando qui lui richiama view, e che la pagina è così, con quelle 4, 3 e anche magari 2 variabili che sono il titolo, la fotina e il contenuto, e basta, è finito. E quindi devo dire che mi è sembrato molto sempliciotto, però molto bello. Poi altre cose, niente, contatto, qui devo ancora finire. Adesso welcome admin, mi dice welcome admin perché sono loggato col mio ID, quindi possiamo fare logout. Adesso qui devo modificare questa pagina. Ah sì, poi si possono creare dei form molto semplicemente, cioè semplicemente a prima vista. Ha fatto il primo, dopo è semplice. E qui sotto abbiamo un form. E se guardiamo, vabbè, mi sono loggato. Comunque, per creare un form, ti crei il form, metti dei tag che vuoi, metti l'indirizzo email e poi va. E poi dopo c'è anche, ma quello lo devo ancora fare. Ah, una cosa che mi ricordo in Drupal, che mi avevano chiesto e non sono riuscito a fare, è la seguente, no? Allora, se non sei un cliente registrato, puoi schiacciare qui per registrarti, no? E ti viene la pagina di registrazione, che in questo momento è ancora quella di default, la devo mettere a posto, no? Però il cliente voleva inserire in questa pagina delle domande che voleva lui, e non sono riuscito a capire come fare. E invece qui è semplicissimo, basta andare, anzi, adesso come potete vedere c'è una domanda che ho messo io, no? Che dice, are you a buyer, a seller o just curious? Questo, che sembra una cosa molto semplice, e infatti è molto semplice. Ora mi ritorno nel system, che vi faccio vedere come si fa. Asciutti. Basta andare in admin section member custom profile field. Sì, ecco, custom profile field, creiamo uno nuovo, dici di che segno sei, bla 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 bla, inserisci, submit, e automaticamente verrà in quella pagina là. Poi c'è da dire che quella pagina là, adesso, ah, poi un'altra cosa bellissima, ad esempio volete questa finestrina facile da accedere perché la usate sempre, basta che schiacciate new tab, automaticamente ve la metterà qui nei tab. Comunque c'è da dire che modificare questa pagina qui di registrazione senza andare a spataccare nel sistema core del sistema CSS è un gran casino. Però c'è il truccone. Voi vi fate tutto il vostro form come volete, con 3000 domande, che è sconsigliato, perché se uno cerca di gabbare e acchiappare utenti, poi gli presenti un form con 62 domande, questo qui dopo un po' si stufa. E io infatti glielo ho detto. Comunque, per renderlo con una grafica un po' più bella, basta andare a vedere il source, pigliare i field, schiaffarli dentro una pagina anche voi te, e a posto.
E vai, dopo vai. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.